Ciao Gabriele, siamo Claudia e Riccardo del Foo Fighters Italian Fan Club e della pagina Foo Fighters Italia. Prima di tutto, ti sei fatto subito notare nel video del Rocky 1000 grazie alla tua magnifica cresta. Dici un po' chi sei, da dove vieni, quanti anni hai? Ok, allora, sono Gabriele Andreucci, ho appena compiuto 20 anni, quindi quello che è successo martedì sera è stato uno dei regali più belli che abbia mai ricevuto. Vengo da Viareggio e suono in diverse band, tra cui Millennium Bug, Ho Più Johnny e Need of Green, che sono una tribute band dei Green Day. Bene, e diciamo che la mia presenza a Rocky 1000 è stata un puro colpo di fortuna perché quando mi sono registrato sul sito ero il batterista numero 266, dunque la mia partecipazione non era ancora certa, però fortunatamente mi è arrivata un'email che mi ha confermato la presenza a questo progetto. E da lì, da quando è uscito il video, mi hanno iniziato a contattare tutti perché dopo nemmeno 2 secondi appare la mia cresta e già questa è stata una delle mie più grandi soddisfazioni, ecco, perché non capita tutti i giorni una visibilità del genere. È E spiccata subito, è spiccata davvero certo. subito la cresta. Sì. E quando ci hanno comunicato che i Foo Fighters sarebbero venuti a suonare a Cesena, siamo rimasti tutti colpiti da questa cosa. E non appena comprate i biglietti, ero eccitatissima all'idea di vederli perché io non ero un grandissimo fan dei Foo Fighters. Diciamo che li ho sempre ascoltati, ma non sono mai stati una delle mie band preferite. Però posso dire che dopo il concerto di Cesena, ecco, si è creato qualcosa, diciamo, che mi ha portato a indagare su questa band. Chiaramente conoscevo Dave per quanto riguarda Nirvana e tutto, quindi io essere su quel palco per me significava molto perché solamente adesso mi rendo conto che c'erano due dei più grandi batteristi al mondo, quindi È è certo. Una bella stata fortuna. un'emozione indescrivibile. Quindi ripensando a quel momento, quando Dave ha chiesto dov'era il ragazzo con la cresta, il cuore si è fermato di colpo, cioè io no, non credo che essere stato cosciente in quel momento. I Avuto miei due amici mi hanno ti hanno sollevato tirato su. e quando Dave ha detto sei tu il batterista con la cresta, io continuavo a urlare sì, sono io. E allora dopo i miei amici mi hanno portato davanti le transenne, sono sparito in quel tunnel. E dietro sono stato con i tecnici, ma non penso di ricordarmi nemmeno quanti erano, se erano esseri viventi o altre cose, perché tipo non. In quel momento c'era un po' di caos, C'era diciamo. tantissimo caos, addirittura penso di aver vissuto la cosa in terza persona, nemmeno Non io. è realizzato, No. diciamo. Quando È poi più sono spaventoso. salito sul palco, vedere tutte quelle persone. Nemmeno i Foo Fighters, la prima cosa che ho visto è stato il pubblico, quindi le mie braccia si sono sollevate da sole e appena ho sentito le grida di tutti ho detto ok, va bene così. La prima Quindi Foo cosa. Fighters già li conoscevi, insomma, come Sì, band già li conoscevi, band li per conoscevo. esempio che pezzi preferivi? E Everlong, Best of You, Monkey Ranch, Learn to Fly ovviamente. My Chiaro. Hero, diciamo le canzoni più popolari, ecco. E la prima cosa che ho fatto sul palco è stata correre verso Dave e l'ho abbracciato e penso sia stato uno degli abbracci più lunghi, anche se è stato breve, ma quel momento lì me lo ricordo benissimo. E dopo avergli stretto la mano non gli ho dato tempo nemmeno di dire che Vuoi suonare la batteria? Inconsciamente la mia reazione è stata, guarda, io il pezzo lo so suonare. Ho detto, I know the song, I can play the song. È questo che vi siete detti prima. Esatto, e lui mi ha Ok. guardato per un secondo come per dire, va bene, dai, vai a suonare la batteria. E E io ho vediamo. fatto, aspetta, aspetta, guarda, c'è anche un chitarrista e un cantante, che sono quelli della mia band, che la sanno. Lui mi ha guardato e ha detto,
Guarda, non rompere coglione, già un miracolo che sei qua sopra. Vai a spare quella fottutissima batteria. E allora non me lo sono fatto dire due volte e sono andato. Volevate sostituirli tutti praticamente. Sì, io ci ho provato. E quando ho salito quegli scalini ho visto Taylor che si è girato verso di me, si è spostato i capelli e ha dato una pacca sulla spalla. Gli ho detto: posso usare queste bacchette? Lui: tieni, tieni, vai. Appena sono salito su, tipo, sono stato posseduto da un demone, un qualcosa che mi ha fatto suonare quattro colpi a caso, cioè che non c'entravano niente, tipo, per lo più Dave ha detto oh shit, come per dire bene. Bella scelta che ho fatto. Si comincia bene. E per fortuna, diciamo che poi ho spento il cervello e ho fatto tutto in automatico e mi sono ripreso. Comunque quei quattro colpi me ne ricorderò per tutta la vita, penso che saranno, mi tormenteranno per tutta la vita. E allora, per quanto riguarda l'esibizione, i primi due giorni sono stati un vuoto totale perché non ricordavo assolutamente niente, nel senso che pensare di essere stato su quel palco, su quella batteria, è stata una cosa troppo forte, troppo improvvisa, e se fosse stata una cosa programmata sicuramente avrei reagito in modo diverso. Siccome è stata una cosa totalmente fuori dagli schemi e così potente che non l'ho saputa gestire. In quel momento hai dovuto dimenticare che ci fossero 4.000 persone. No, e poi soprattutto ho dovuto dimenticare che ero sul palco con i Foo Fighters. Cioè, con quelli veri. Così, capita tutti i giorni. No. Certo. E comunque, a mente lucida, pensare a loro che mi guardavano e sorridevano, pensare a Dave in quei momenti che mi guardava, mi indicava e sorrideva come per dire cazzo, ma allora la sai, mi hai preso per il culo all'inizio, perché voglio dire, mi hai fatto prendere uno spavento. Poi soprattutto nello special, quando mi ha visto cantare, mi ha indicato e lui cantava e poi ha fatto così come per dire vabbè, la sa, nel senso, vabbè, andiamo avanti. È andata bene. È andata molto bene. E vedere lui, ormai ho lui che dice Mowok nella testa tutti i giorni, ormai quella parola mi fa solamente sorridere. Ti l'hai cucita addosso. Io spero solamente che loro siano rimasti contenti di tutto questo. Anche ho guardato i video da tutti i punti di vista e ringrazio tantissimo tutti coloro che hanno fatto una ripresa di quanto è successo, perché è una cosa che mi porterò avanti per tutta la vita, e rivedere questo miracolo è un qualcosa di indescrivibile. Anche adesso sto tremando, perché non soltanto per l'emozione dell'intervista, ma perché quando ne parlo una parte di me rivive quel momento, e anche quando lo racconto ai miei amici, alle persone che hanno visto il video, è un'emozione forte, ecco, e poterla condividere così con gli altri è una bella cosa. Dato che in quel momento hai dovuto mantenere molto sangue freddo, adesso esplosione completa. La parte più bella comunque è stata non appena sono sceso dal palco, e c'è un video che lo testimonia, infatti ringrazio Giuseppe per quel video bellissimo, di quando i miei amici mi corrono incontro, i miei amici e la mia ragazza, e tutti piangevano, hanno pianto prima di me. Ho visto il mio chitarrista che mi ha preso e mi ha detto grazie, grazie, grazie per aver... ho visto che gliel'hai detto, cioè è stata un'emozione incredibile. Io piangevo e urlavo, io gliel'ho detto, che credetemi, detto. Pensavi a loro, giustamente. È stata perché io non, diciamo, questa cosa non mi ha fatto montare la testa, anzi questa cosa non è stata troppo forte per me. Io penso, sono un batterista qualsiasi, non sono un batterista eccelso, sono un batterista che fa il suo, e non è nemmeno da tantissimo tempo che sono dietro allo strumento, quindi tantissime persone lo avrebbero meritato più di me, visto magari l'impegno che mettono quotidianamente nello strumento. Ci sono un sacco di cose, il mio è stato un colpo di fortuna per la cresta, penso, perché
No, alla dai, fine, sei bravo. Alla fine è stato. Ce lo dice Dave. Dave ha detto che sei bravo. Noi gli crediamo. Guardate, è una sì. cosa. Non so, sto ancora affrontando, penso che tra 2 settimane tornerò alla mentalità. Sono ancora sulla nuvola Speedy di Goku che volo su quegli orizzonti. Abbiamo apprezzato la citazione. Ma scusa, quindi come hai saputo del Rocket Millen di allora, preciso? Te l'hanno fatto vedere? Qualche amico te l'ha mostrato? Io ringrazio Simone Busatti, un mio carissimo collega e insegnante per quanto riguarda la musica, perché lui condivise sul suo profilo di Facebook l'annuncio del Rocket Millen e io dissi, boh, fammi un po' vedere cos'è. Vado a vedere, la prima cosa che faccio è condividerlo sul gruppo delle mie band e dirgli guardate, io mi sono iscritto, non ho idea di cosa sia, anche perché mi sembra una cosa fuori di testa, perché io penso già far suonare un'orchestra è un'impresa ben difficile, far suonare 1000 musicisti contemporaneamente è un'impresa mastodontica, e quindi, però siccome a me piacciono le cose impossibili ho detto proviamoci, vediamo cosa viene fuori. Insomma, anche i miei amici si iscrivono, purtroppo siamo tutti in ritardo perché, almeno io ero in ritardo perché i batteristi c'erano già tutti, e quindi quando i miei amici sono stati scelti ho detto, ecco, gliel'ho fatto conoscere io questa cosa, quello che non ci andrà, ovviamente all'ultimo momento mi arriva l'email di conferma, quindi ero contentissimo. E la mattina siamo partiti alle 6 in punto per arrivare in tempo laggiù, e appena arrivati è stato uno spettacolo assurdo, perché vedere 250 batteristi che montano e che provano è stata una cosa a dir poco emozionante. Ma Riccardo era lì, era uno dei 1000. Io ero come bassista. Effettivamente voi eravate il gruppo più affascinante da vedere. Perché diciamo che rompiamo sempre le scatole noi batteristi, e quindi quel giorno lì è stata la nostra redenzione. Sì, è vero, è proprio vero. Ci siamo ribellati contro ogni regola e è stato il nostro giorno, ecco. È stato difficile fermarvi a fine canzone anche, se ricordi. Alla conclusione di ogni canzone era difficile contenervi. Sì, sì. Lì veniva fuori tutta l'indisciplina. Era la fine di ogni concerto. Diciamo che se a qualcuno cascavano le bacchette su un tom o un rullante, allora tutti, ah, suoniamo! Sì, verissimo. No, è là. Solamente aver partecipato a una cosa così è stata una soddisfazione incredibile, perché io ringrazio Fabio, gli organizzatori, i collaboratori, chiunque abbia partecipato al progetto, perché è stata un qualcosa che è entrato a far parte della storia della musica, e questo non ce lo toglierà nessuno. E questo progetto continuerà, e io credo che diventerà qualcosa di ancora più grande. E infatti non vedo l'ora di sapere quando sarà il prossimo progetto, perché penso che i musicisti da tutto il mondo vorranno farne parte, dato il successo che abbiamo riscontrato. Quindi è stata anche una rivalsa dei batteristi, un po' come Dave Grohl che vince a destra e a manca, certo. Come batterista, quindi esatto. Ci troviamo. E vuoi farci qualche commento tecnico sulla batteria di Taylor, differenze, impressioni? Beh, ecco, non chiedetemi la marca dei piatti, la marca della batteria, delle bacchette. Io ho le bacchette di Taylor, ma ho ancora il nastro intorno alla marca, ho solamente tolto un pezzettino, ho visto no. un'aquila, ma mi andrò a indagare su il falco, ok, sicuramente sono brandizzate, sì, quelli sono dei cimeli, non ti sì. Allora, ho visto che comunque aveva 3 China, mi pare di aver visto 2 crash, uno da 16, uno da 18. Il Charleston c'era per forza perché l'ho suonato, ma non credete com'era, un ride, e poi mi sembra di aver visto 2 o 3 timpani, forse erano 2 o 3, non ne ho idea, mi sembra, era una batteria talmente, l'ho vista come un fascio di luce con gli angeli che forse perché cantavano. Era rosa, come? Forse perché era rosa, sì, per quello, e comunque è stata un'emozione incredibile potermi sedere alla batteria di uno dei più grandi, secondo me. Perché alla fine
io penso che un grande batterista non voglia solamente dire avere una tecnica eccelsa, quello vuol dire tanto, però quando un batterista riesce a trasmettere e ha un groove particolare è tutta un'altra storia, ecco. Alla fine dipende, varia dai gusti, ma io posso dire che è veramente un gran batterista, veramente. Senti, e per quanto riguarda anche i suoni che si sentivano sul palco, per quanto riguarda, era come sentire un CD, ecco, perché questa domanda me l'hanno fatta tantissimi musicisti, sì. com'era lassù, e io vi posso dire, prendete un CD, mettetevi le cuffie e sentite quello, erano volumi perfetti, non i volumi che sentiamo noi poveri musicisti quando andiamo nei locali, nei palchetti, tante volte non abbiamo nemmeno le casse spie, ecco, quindi voglio dire, sentire la batteria in spia per me è stata, detto, oh, abbassate la prima volta, volevo dire abbassate, cioè, è una cosa troppo fuori dal normale. Senti, una curiosità, sempre sul discorso di quando hai parlato con Dave, però quando sei sceso dalla pedana della batteria, gli hai detto qualcosa che lui è scoppiato a ridere. Esatto, perché intanto voglio dire che il suo sorriso è una cosa, mi ci viene da piangere, cioè adesso ho i lucciconi agli occhi perché il suo sorriso è un qualcosa di travolgente, vedere con quanta spontaneità. Lui è il musicista, perché una persona del genere, ma io voglio parlare, i Foo Fighters, prendo loro perché rispondere a un appello così è incredibile, non tutti l'avrebbero fatto. Uh-huh. Ecco perché ha detto fatelo con U2, fatelo con i Rolling Stones, e se vi dicono di no mandateli a fanculo. Frase peraltro molto criticata. Sì. Non è stata capita, dai, diciamo così. Ma lui è perché lui sa cos'è la musica, lui vive la musica per quello che è veramente. Noi musicisti che abbiamo partecipato al Rock in 1000, io penso che sappiamo cosa voglio dire musica. E Dave Grohl ha reso il significato nel migliore dei modi. Si è messa a ridere perché io, dopo che gli ho stretto la mano, l'ho ringraziato e gli ho detto "It's the best day of my life". E lui è scoppiato a ridere, ma è stata la sua spontaneità. Cioè, fa capire che nonostante il successo che abbia una persona, lui ha quell'umiltà che non ha nessuno. È vero, è praticamente hai citato lui a Wembley 2008. Bravissimo. Con i Led Zeppelin. Bravissimo. Esatto. È stata una cosa incredibile. Poi io sono anche andato all'after party successivamente e eravamo tutti nella sala principale che si ascoltava musica e tutto. A un certo punto dal balcone spunta un viso familiare e di tutto quello che ha detto, che io sono rimasto a bocca aperta come per dire, cioè questo è venuto qua tra noi comuni mortali per fare cosa, scusate, allora, adesso scendo e bevo una birra con voi. Poi niente, sul palco c'erano degli strumenti e io, siccome sono andato via prima perché dovevo lavorare la mattina dopo, il mio cantante mi ha detto no, guarda, è successo questo, Dave è solamente salito sul palco con la chitarra e ha detto vai, chi c'è Emma con me? Chi suona? Quindi voglio dire, è stata una cosa fuori dal mondo. Nicest guy in rock, si è comportato bene. Lui è la rock star per eccellenza, veramente. È un gran musicista, una grandissima persona e un grande uomo, perché io ho all'immagine di quel sorriso stampato nella testa che non si leverà più. È incredibile, incredibile. Per il pezzo che hai suonato, sei soddisfatto? Volevi suonare Under Pressure oppure... E io penso che avrei suonato alla fine qualsiasi cosa se non sapevo il pezzo. La mia fortuna è stata proprio sapere il pezzo. Ringrazio tantissimo i musicisti con cui l'ho suonato, Stefano, Alessandro, perché è grazie a loro che io ho studiato quel pezzo. Ringrazio tantissimo il mio insegnante di batteria Marco Campagna, perché i consigli che mi ha dato lui per suonare i pezzi del film sono stati, diciamo, hanno reso il pezzo quello che è venuto. Quindi ringrazio tantissimo tutti, e suonare con i Foo Fighters uno dei più bellissimi pezzi della storia della musica è... Cioè, se avessi dovuto scegliere un pezzo dei Foo Fighters, o quale avresti scelto? Da suonare. Per comodità, diciamo, l'Air to Fly, perché
avrebbe rappresentato tutti noi, avrebbe rappresentato quello che è stato il Rock in 1000, e tutti quei batteristi che al posto mio sarebbero voluti montare su quel palco. E se avesse chiamato anche il mio cantante e il mio chitarrista, magari se avessimo suonato Learn to Fly sarebbe stata una cosa grandiosa proprio per tutti quelli che hanno creduto nel progetto, che hanno creduto in Fabio e in tutti i suoi collaboratori, ecco. E a livello personale avrei suonato Best of You, perché è una canzone, io penso, personale un po' per chiunque. È vero. Quindi ognuno di noi ci trova qualcosa di personale. E infatti, non appena è partita Best of You, che io stavo ancora piangendo con i miei amici e la mia ragazza, ci siamo abbracciati tutti a cerchi, l'abbiamo cantato dall'inizio alla fine, e io... Quello è uno dei ricordi più belli che ho di quella serata. Ringrazio Steve, ringrazio Stefano, ringrazio la mia ragazza Giulia, ringrazio Elena, Giuseppe, Alessandro, ringrazio il Palmè. Per ultimo ti ho citato perché ora sono ancora su un altro mondo, e chiunque fosse stato là. Ringrazio le persone che dopo il concerto sono venute a stringermi la mano, ad abbracciarmi, perché non è una cosa che capita tutti i giorni. Infatti ringrazio chiunque mi abbia aggiunto, chiunque continua a scrivermi, perché non è una cosa che voglio sfruttare per gasarmi o per altro, ma infatti cerco di ringraziare ognuno di voi singolarmente, anche se con un semplice ringraziamento, perché veramente mi fate stare bene. È successo altre volte, però tu sei l'italiano che è salito sul palco, in più in un evento particolare, certo. Quindi è importante, giustamente fai bene a ricordarlo così. Certo. Speriamo che questo non rimanga semplicemente un concerto, ma che rimanga un bel ricordo, ecco, ma non solo per me, ma per tantissime persone. Speriamo che il ragazzo con la cresta se lo ricordi qualcuno, quando mi cadranno i capelli dirò io ero quello. Avevo la cresta. C'era una domandina, sì. No, un'altra cosa, ci vedremo qualche altra data di Foo Fighters? Vieni a Bologna o Torino? Io verrò a Bologna, anzi avevo i biglietti, ma i miei volevano farmeli vendere, perché io non avevo detto che avevo suonato con i Foo Fighters, avevo semplicemente detto ho perso il telefono nuovo comprato da una settimana. Quindi diciamo che la mia vita per la prima metà di quel mercoledì è stata del tipo tu esisterai solo per il lavoro, non fare più niente, mentre che mi urlavano stavo cercando il video su YouTube, e da lì mi è stato detto va bene, pensa a suonare per imparare a lavorare e hai tempo. Quindi diciamo che fantastico. È stata una giornata intensa, ecco, mercoledì 4 novembre forse me lo ricorderò più del 3 novembre. Certo. Abbiamo un'ultima curiosità, vai tu Claudia. No, dici, dai. Tu, visto che sei riconosciuto per questa cresta, vogliamo sapere quanto tempo impieghi per farla e se ci vai in giro abitualmente. Allora, se non ci fosse la mamma, tipo ci vorrebbe 2 ore per farla, ma 2 ore, 2 ore. Quindi la mamma ti aiuta allora. Esatto, la mamma o la mia ragazza. Diciamo che la mamma è stata quella che fin dai principi ha cominciato a darmi una mano, quindi voglio ringraziare. A esatto, è stata diciamo anche lei vittima di tutti i commenti e tutto da certo. Parte della famiglia, però ha tenuto duro, ecco. Ha tenuto duro, e infatti è una diciamo che devo la cresta a lei in particolare per la pazienza che ha tuttora, perché adesso anche adesso sbuffa ogni tanto. Ci vuole tempo e dedizione anche per la crista, non solo per la batteria e tutto il resto. Vabbè, ci vuole un quarto d'ora, ecco, se siamo aiutati un quarto d'ora siamo pronti, facciamo anche prima di voi ragazzi a farci i capelli. Perfetto, buon a sapersi, la prossima volta andiamo anche noi di crista. Esatto, è molto versatile, ecco. Alternativa per il sabato sera se volete fare presto. Ok, ma postiamo un tutorial magari per farlo. Ok, vabbè, grazie Gabriele. Grazie, grazie. Ci vediamo presto e ci vediamo al prossimo concerto. Ci vediamo a Bologna. Riconosceremo sicuramente. Va benissimo. Grazie ancora. Ciao. Ciao, a presto. Ciao.